Le ultime lettere di Jacopo Ortis sono un romanzo epistolare il cui nucleo originario risale al 1797, quando Foscolo non ha ancora compiuto 20 anni. L'opera, che conobbe varie edizioni ed ebbe una vicenda editoriale alquanto intricata, fu pubblicata per la prima volta in forma completa a Milano nel 1802. L'edizione definitiva apparve a Londra nel 1817. Le ultime lettere di Jacopo Ortis sono costituite dalla raccolta ordinata delle lettere che Jacopo, l'io narrante, indirizza all'amico Lorenzo Alderani tra l'ottobre del 1797 e il 25 marzo del 1799. Nella nota introduttiva rivolta al lettore, egli dichiara di aver raccolto tutto il carteggio dopo il suicidio dell'amico e di volerlo pubblicare per erigere un monumento alla virtù sconosciuta. Non tutto il romanzo è tuttavia formato da lettere, infatti dopo quella del 2 giugno del 1798 Lorenzo inserisce brevi resoconti che chiariscono quanto non viene raccontato dalle lettere di Jacopo, fattesi meno frequenti. Tutta la vicenda è incentrata sulla figura di Jacopo, un giovane veneziano che ha un ruolo politico di rilievo negli avvenimenti politici successivi alla spedizione di Napoleone in Italia. Egli ha sostenuto le armate napoleoniche, confidando negli ideali della rivoluzione francese e nella prossima liberazione del suo paese, l'Italia. Dopo la pace di Campoformio del 1797, con cui Napoleone cedeva Venezia all'Austria, egli non solo deve fare i conti con il tradimento delle speranze riposte nella figura del generale francese, ma anche con la propria condizione di perseguitato politico. Il suo nome, dopo la cessione di Venezia all'Austria, è stato inserito infatti nelle liste di proscrizione. Per questo, abbandonata Venezia, decide di ritirarsi in esilio sui Colli Euganei. Qui conosce e si innamora follemente di Teresa, una ragazza dolce, mite, affettuosa che ne ricambia i sentimenti. Si tratta però di un amore impossibile perché il padre, in gravi difficoltà economiche, è stato costretto a promettere la figlia in sposa a Odoardo, un giovane benestante ma gretto. Non riuscendo più a sopportare la situazione, Jacopo si allontana, dirigendosi prima a Firenze e poi a Milano. Si avvicina al confine con la Francia, ma poi desiste dal progetto di espatrio e torna a vagare senza meta. Dopo un pellegrinaggio alla tomba di Dante a Ravenna, torna in Veneto. Qui viene a sapere che Teresa e Odoardo si sono sposati. Disperato si suicida colpendosi con un pugnale. L'opera si inserisce nel filone del romanzo epistolare che conobbe grande popolarità tra la seconda metà del Settecento e gli inizi dell'Ottocento. In particolare, il modello di riferimento per Foscolo è I dolori del giovane Werther di Goethe, da cui egli sembra aver tratto materia di ispirazione per la trama, per i personaggi e per alcuni motivi. L'originalità del romanzo foscoliano sta tuttavia nel rispecchiamento autobiografico. Nel giovane Ortis l'autore ha proiettato molto di se stesso, il proprio carattere impetuoso e passionale da una parte e le proprie esperienze politiche e sentimentali dall'altra.